Plug and Play vediamo, vedo centinaia di ragazze di start-upper ogni anno, un po' da tutto il mondo. Se avete un'idea, questo sì, ci tengo a dirvelo, avete un sogno, un'ambizione, non ascoltate chi vi dice che non è possibile, che nella vostra città non si può fare, che non siete adatti. Ecco, no, provateci, è normale che gli altri non ci credano, dovete essere voi i primi a credere, ecco, in voi stessi. Era la primavera del 2018, era a Parigi, appunto stavo finendo il master e cercavo un po' uno stage estivo e volevo andare in California perché semplicemente dopo aver studiato per un anno l'impatto delle start-up, delle grandi piattaforme internet, eccetera, volevo andare a vedere di persona com'era quell'ecosistema. Ho scritto un po' a tutti, tipo centri di ricerca, cose vicine al mondo di politiche pubbliche che conosco, però non avevo trovato molto. Però tra le varie tentativi che avevo fatto, io a Parigi facevo parte di questa rete di giovani che si chiama Global Shapers, ed ero nella chat di Parigi e avevo detto, parlando con quello del lab del centro di San Francisco, aggiungimi alla tua chat di WhatsApp, così se viene fuori un'opportunità in California lo leggono. E un giorno mi arriva appunto questo messaggio: Said Hamidi, il fondatore di Plug and Play, sta cercando persone a Berlino per ampliare la presenza in Europa. Ho fatto questa prima chiamata con Said Hamidi, il fondatore di Plug and Play, e appunto molto breve, e è stata in realtà, col senno di poi, fin troppo breve per quello che ci siamo detti, stile molto americano, nel senso che mi fa: ah, Andrea mi ha parlato di te, questo compagno del gruppo di WhatsApp, molto interessante, ho visto il tuo CV, interessante, e vedo anche che sei italiano. Ho detto sì, sono italiano. Io in Italia è da anni che ci provo ad aprire, però è uno dei mercati che mi manca, l'anno prossimo, nel 2019, riparliamone. Quando lui mi ha detto quello, io ho pensato tra me: no, ma cavolo, io volevo andare subito. E ho detto: beh, prova a dirglielo, al massimo mi dice ciao, no. Mi piacerebbe vedere come lavorate voi. Ho detto: ah, sì, benissimo, vieni in California qua 2 mesi, lavora con noi e poi ne parliamo. La Silicon Valley, in realtà, se uno la gira, cioè non è che c'è molto, ci sono. Questi, ok, c'è il quartiere generale della Apple che è questa navicella spaziale, però a parte quello ci sono queste sedi di uffici, c'è la strada principale, queste villette a schiera, abbastanza verde, tutti si muovono in macchina, cioè è un sobborgo con colline e pianura, no, non è neanche niente di che. Dall'altro lato ovviamente ci si sente alla frontiera del mondo, no? C'è proprio questa sensazione. Che vedi la macchina di Google Car che ti passa e va da sola. La Tesla ovviamente è molto diffusa e vai a parlare con chiunque, anche nei bar, ognuno ci ha fatto la sua startup o sta facendo un dottorato a Stanford. Ti senti proprio alla frontiera dello sviluppo tecnologico, no? Poi c'è il mare, l'oceano, il limite degli Stati Uniti, ma è anche come se fosse al limite dell'innovazione, no? Oltre non c'è niente, loro sono la frontiera. Cosa fa Plug and Play? Aiuta le grandi aziende a lavorare con startup, quindi fa un po' la piattaforma che connette questi due mondi, diversi ma che hanno bisogno l'uno dell'altro, e quindi mi hanno detto semplicemente: per aprire in Italia, come abbiamo fatto in Francia, Germania, Cina, Giappone, Brasile, eccetera, anche lì ci servono qualche azienda, quindi qualche leader che conosciamo tutti, che abbia voglia di investire e lavorare con le startup. E ovviamente per andare a convincerle ci vuole un italiano, non solo perché parli la lingua, ma che anche sappiano insomma come funziona l'ecosistema, molto diverso da quello americano, dal californiano. E quindi, Andrea, se trovi 3, 4, 5 aziende disposte a diventare nostri partner, nostri clienti, allora puoi portare poi, quando ti laurei, ti puoi aprire Plug and Play in Italia. Tempo brevissimo, alla fine, perché saranno passati 8-10 mesi, da un'idea, da una telefonata di 5 minuti e poi le prime chiamate alle aziende, siamo passati ad aprire qua
la sede a Milano, assumere il team, far partire il programma. E niente, questo diciamo è anche una carica di adrenalina che, insomma, è spirito californiano, le cose sono possibili, no? Anche in tempo veloce. In Italia siamo partiti dall'agroalimentare, il food, e abbiamo poi aggiunto il fintech, quindi tutto il mondo finanziario, bancario, la sostenibilità, che è pensato soprattutto per aziende del mondo energetico e industriale. Quindi questi sono i tre programmi che abbiamo su Milano. E adesso stiamo aprendo un programma sul mondo auto a Modena, quindi sarà il nostro quarto programma. Io in particolare, fin dall'inizio, mi sono occupato della parte di sviluppo commerciale, quindi trovare aziende partner, trovare clienti. Poi ovviamente c'è la parte di trovare le startup, che a livello pratico cosa vuol dire? Tramite LinkedIn, email, piattaforme, parlare con le startup è molto interessante, no? Perché poi ogni azienda, ogni startup ti racconta una storia diversa, però trovare le persone giuste e convincere il nostro valore richiede tanto tempo. Per dare un consiglio un po' più pratico a chi magari sta creando una startup, beh, intanto complimenti, perché vuol dire che vi state mettendo in gioco e state inseguendo la vostra passione. Detto questo, soprattutto quando siete all'inizio, cosa guarda un investitore? Fondamentale ovviamente scegliere il team. Fare un'impresa, creare qualcosa da zero è ovviamente difficilissimo, ci saranno momenti critici, quindi è importante scegliervi benissimo le persone che faranno con voi questo viaggio. La qualità fondamentale è la perseveranza, non arrendersi mai. Magari lo so che sembra ovvio, però in realtà io lo vedo nelle persone magari che ho assunto, che lavorano con me, o delle startup che incontriamo, che tutti affrontiamo problemi tutti i giorni, ma c'è sempre quello che non si arrende, trova una scorciatoia, trova un modo di affrontarlo e poi alla fine realizzare le cose, cioè risolvere i problemi, è la qualità fondamentale. Quindi quello è sicuramente un po' il fattor comune per chi fa una startup, ma anche, insomma, per chi ha ambizioni e vuole avere impatto.